risolviamo i problemi, i debiti non esistono più. No, succede una sola cosa: i debiti aumentano le spese del comune, si riducono ancora di più le tasse delle rette. E oggi noi, al posto che non dire, non dico che l'opposizione doveva farci un incombio o doveva farci l'applauso, ma sarebbe stato opportuno forse evitare tutte queste quisquiglie di carattere tecnico, la piattaforma, il fare che ci sono, perché noi saremmo stati, nonostante in questo Consiglio Comunale gli anni scorsi sono votati tecnici senza fare delle misure, proprio perché si capiva che la necessità per l'ente era quella di eliminare questo problema, che possiamo dire una sua cosa idea, è previsto dal testo unico degli enti locali. Il debito con i bilanci esiste, vengono riconosciuti i certificati dal dirigente che li propone e si votano in Consiglio Comunale e l'amministrazione di voto. E ha il coraggio e si prende la responsabilità di votare anche qualcosa che non è suo. E mi perdonerà l'assessore al bilancio, rubo una sua citazione. Guardate, gli eredi, quando ricevono un'eredità, sia positiva o negativa, purtroppo non hanno responsabilità. Noi oggi ci troviamo nella stessa situazione dell'erede che ha trovato purtroppo non i castelli e le case di proprietà, ma ha trovato i debiti. E noi questi debiti li abbiamo così, pian piano nel tempo, e anzi avviamo con questo Consiglio Comunale, il secondo Consiglio Comunale di questa amministrazione, andiamo subito ad assumerci delle responsabilità. Questo è il tema di carattere politico. Magari sì, c'è questioni sui pareri, sulle sue questioni di carattere, ma pensiamo da qua, abbiamo messo qualche errore sulla piattaforma, però il tema politico è questo: ci si assume una responsabilità rispetto agli